Senti, parlando con Daniele Cesarano, che come sai è lo sceneggiatore, lo dico per voi, è lo sceneggiatore dell'altro grande successo della fiction italiana che è il romanzo criminale, e che prima di fare il romanzo criminale ha lavorato molto per fiction più, diciamo, canoniche, per Canale 5, aveva fatto RIS, Distretto di Polizia. Ingenuamente io gli chiesi, chissà quanto deve essere difficile fare un prodotto così bello come il romanzo criminale. E lui invece mi spiegò che non è assolutamente vero, il romanzo criminale è facilissimo. È RIS che è difficile perché devi coniugare degli elementi, cioè il romanzo criminale è solo una cosa crime semplice, mentre invece RIS devi inserirci delle cose che ti impone la rete, che tu non vorresti, ci devono essere degli elementi. Tu diresti lo stesso di Boris, che Boris è semplice da fare, invece magari altre produzioni che hai fatto nella vita con altre leggi sono più difficili. Assolutamente sì, noi con Luca Vendrusco abbiamo scritto tanti anni fa una soap opera che si chiamava Cuori rubati e ci abbiamo messo un anno a capire come si scriveva. Era una roba, non era una roba bella, lo posso dire, insomma, ma era impossibile da scrivere. Scusa l'ignoranza, è Perché mai andata in onda? sì, andava in onda per un anno. Era una specie di, voleva imitare un posto al sole, era ambientato a Torino. Un posto all'ombra. Era una roba. E c'erano delle scene in cui i personaggi si dicevano sempre la stessa cosa. E tra l'altro c'era l'anello del conte, sono molte cose di Boris, poi che abbiamo riprese da lì. Ed era impossibile da scrivere perché due persone non possono dirsi la stessa identica cosa per tre scene di seguito. Per cui noi cercavamo di variare, ci dicevano sempre non ci siamo, non ci siamo. Allora dicevamo, era troppo cinematografica, era troppo, una volta ci ha fatto troppo ridere. E quando dopo un anno abbiamo capito come funzionava, ha chiuso. Capito? E quindi per noi è stato problematico. Quindi per noi Boris è stata una grande liberazione. E poi Boris è obiettivamente una serie, come dire, un prodotto di artigianato, nel senso che soprattutto la prima stagione è molto anarchica, la puntata più lunga, più corta, la puntata che ha due sottotrame, quelle che ce n'è una sola, insomma è stato veramente un esercizio di libertà e molti preferiscono la prima stagione proprio per questa anarchia, insomma. E poi abbiamo cercato, insomma, e un po' anche la rete ci ha invitato a cercare di essere più organici, cercare di fare una serie un po' più matura, quindi abbiamo cercato di lavorare a un ordine, diciamo. Però, sai, poi tutto è difficile, scrivere 14 puntate, cercare di fare ridere sempre, se possibile con intelligenza, insomma, naturalmente richiede molto lavoro. Però la gioia, il divertimento e soprattutto la condivisione con un gruppo di pazzi, di attori forti, tutte Ferrari, insomma, siamo felici e orgogliosi di poter dire che non abbiamo mai sbagliato un attore, abbiamo un gruppo che è fantastico. E questo aiuta molto la scrittura, nel senso che appunto dal secondo anno è un personaggio come, cioè, come quelli che loro interpretavano, insomma, non ti dico che va da sé, ma insomma, ti rassicuro. Il mio babbo dice sempre che la libertà bisogna saperla sopportare. Quello che è successo in Boris da un punto di vista editoriale e produttivo è stata una cosa abbastanza clamorosa in questo paese, perché questi ragazzi hanno potuto scrivere quello che volevano, scegliere gli attori che volevano, e questo appunto poi bisogna saperlo meritare, e uno se lo deve saper meritare e sopportarlo. Credo che sia, poi cioè, magari ce ne sono anche altri che io non conosco, ma credo che sia forse la prima serie italiana in cui non si parla l'italianese, che è una cosa che per me è un argomento fondamentale, cioè io ho la sensazione, ne ho anche fatte peraltro, in cui conosco la lingua. Come se gli sceneggiatori italiani fossero cresciuti, come dire, non leggendo dei libri o parlando con delle persone, dei parenti, ma solo come se i parenti fossero doppiati. Per cui c'è questa strana lingua che io chiamo italianese per intenderci, che non esiste da nessuna parte, anche se tu fai una cosa ambientata nel 2012 a Monte Rotondo, si parla questa strana lingua che poi è happy days, cioè questa cosa che non esiste, fluttuante, termini che non si sono mai sentiti. Quando dicono ti sei fatto la droga, no? Sì, ti sei fatto la droga, insomma. Mai sentirai una cosa del genere. Quale droga? Ti sei fatto la dose. Per cui credo che sia un piccolo, veramente dal mio punto di vista, un piccolo miracolo. E poi la cosa di cui abbiamo parlato, che c'è anche in Boris, è che i prodotti che vengono più visti, le narrazioni, l'audiovisivo, cioè per esempio le fiction della Rai che vengono viste da milioni di persone, adesso meno perché c'è Sky. Però la cosa che mi fa riflettere, anche perché io sto iniziando a produrre, per cui mi faccio delle domande anche da produttore, e faccio un piccolo inciso, questi tre ragazzi che hanno scritto Boris, secondo me è una cosa abbastanza eloquente, in 5 anni, nei 5 anni successivi, mi sembra che non siano stati chiamati mai da nessuno. Ora, se io fossi stato un produttore in questo paese, se non altro il solletico di andare a conoscere questi qua, e provare a fargli scrivere qualcos'altro, magari poi rendendomi conto che invece non era la loro cifra, ma insomma mi sembra abbastanza spaventoso. Mi sono completamente dimenticato quello che volevo dire, per cui faccio finta
di passare. No, ma perché? No, ma hai ragione, allora completo gli... Vai tu, c'è, veramente c'è paura. No, 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 me lo sono ricordato, no, nel senso, perché il tuo orologio rosso mi ha fatto tutto tempo. È cosa fondamentale. No, però, è una cosa di una banalità folgorante, ma quello che si vede nella fiction è il risultato di solito un minuto e mezzo, due di prove. Ok, quando uno va a teatro, anche se va a vedere uno spettacolo orrendo, bene o male un mese e mezzo di prove sono state fatte, per cui quello che uno vede lì è il risultato di un lenta, fuoco lento, bene o male quella storia lì uno prova a raccontarla in vari modi, cambia idea, si sbaglia, però è il risultato di un lungo lavoro. Da produttore mi sono sempre chiesto, ma perché un produttore non chiude in una cantina gli attori, i registi, gli sceneggiatori 10 giorni prima, che non costa neanche tanto, per renderla un po' migliore? Invece quello che si vede, che è quello che vedono 9 milioni di persone, per cui io all'inizio tornavo a casa piangendo, perché naturalmente in macchina mi veniva in mente che in quella scena avrei potuto fare quella cosa lì, ma se uno arriva lì, fai 8 scene al giorno, la leggi, hai la memoria bene o male che ci siamo messi d'accordo e quelle cose ci diciamo, e poi è un ciak, e quello viene visto da milioni di persone, è una cosa che avvilisce il lavoro di chi scrive, di chi dirige, degli attori. Cioè fare Boris è facilissimo per un attore, è la cosa più facile del mondo, uno legge quello che c'è scritto, ci sono dei colleghi, sono dei piccoli congegni a orologeria, però è una cosa che mi addolora come cittadino, il fatto che le cose che vengono viste da più persone in questo paese sono le cose meno lavorate, meno provate, questo lo dico da attore, per cui un giorno che io dovessi fare una cosa da produttore farei mesi di prove e un giorno di riprese. C'è una frase eloquente del personaggio di Lopez proprio su questo argomento, cioè dice, perché migliorare una cosa che già va bene? Cioè, poiché fa ascolti la fiction, non ha bisogno di essere migliorata, che significa che l'importante è soltanto quello, è l'ascolto, insomma, che poi che costituisca un reale stimolo intellettuale o semplicemente che sia bello o che sia emozionante, va in secondo piano, perché è vero, perché basterebbe poco. E uno dei paradossi su cui ci interroghiamo spesso è che quando uno fa uno spettacolo teatrale, appunto, prova mesi e mesi per mettere in scena uno spettacolo che poi sarà visto da poche decine o centinaia, nel migliore dei casi migliaia di persone. La TV non viene fatta e sparata così e poi digerita. Per quello che mi riguarda, proprio squisitamente attorialmente, è stato molto più difficile fare il medico in famiglia, perché bene o male nel medico in famiglia le emozioni, i colori emotivi che si andavano a toccare erano molto profondi. Quando ti nasce una figlia, ti muore un amico, il problema è che bisogna toccare alcune temperature emotive in un tempo che è quello, che è un tempo brutale, per cui era difficilissimo. Poi io cercavo di metterci più pancia possibile di rischiare il più possibile, però farlo, cioè se tu in un giorno fai 8 scene in cui nella prima ti sei appena lasciato con tua moglie, poi la successiva vi amate follemente, quella dopo ancora lei ti dice che è incinta e quella dopo vi lasciate, cioè, o diventi verde, ti viene la lombalgia come a questo mio amico, oppure per cui ho rivalutato, nel senso che mi sono detto che ho fatto una cosa molto difficile, che è il medico in famiglia, che naturalmente non ha a che fare con la qualità del medico in famiglia, ma solo col mio lavoro. Mentre Boris era una festa dalla mattina alla sera, insomma, Boris è l'unico set in cui si sta lì anche a guardare le scene dei colleghi, è libertà totale, è gioia, però è scritta, è una struttura d'acciaio, è scritta benissimo, perché bisogna semplicemente pronunciare quello che c'è scritto, e poi in più io avevo la possibilità di prendermi in giro da solo. Nel pilota che tu hai visto di Sampras, il personaggio di Occhi del Cuore era un prete, però poi per ragioni, per comune evitare di andare in galera e cose. No, ma era più bello il chirurgo, cioè la primissima cosa, infatti la sigla racconta questo, cioè che era un chirurgo, il protagonista di Occhi del Cuore, che diventava cieco, ma era talmente bravo che i pazienti volevano comunque farsi operare da lui. Questa era la storia di Occhi del Cuore. Una roba, cioè, irresistibile, insomma, noi l'avremmo vista. Però poi aver fatto il dottore, cioè io sostanzialmente sono stato gli ultimi 10 anni della mia vita col camice bianco, questo piccolo cortocircuito ritengo che sia veramente un privilegio che succede a pochi attori, insomma, di potersi prendere giro, però ti assicuro che come attore è stato molto più difficile fare il medico in famiglia, insomma.